Tov tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, siamo molto vicino a Rosh Hashanah, 4 giorni prima di Rosh Hashanah. E la verità è che stasera è un giorno molto molto speciale. Noi sappiamo che il mondo fu creato Chafei Be'elul. Chafei Be'elul è il giorno dove HaKadosh Baruch Hu ha iniziato a creare il mondo. E questo giorno è iniziato adesso fino a domani sera. E noi sappiamo che l'inizio di ogni cosa è importante. L'inizio di ogni cosa è santificato. Il Bechor, il primogenito, è santificato per il suo inizio. Yerushalayim, Bet HaMikdash, il santo del santo. Perché è così santo? Perché è così Kadosh? Molto semplice. Perché da quando il HaKadosh Baruch Hu ha iniziato a creare il mondo, il punto iniziale della creazione fisica, materiale, era in Yerushalayim, in Kodesh HaKodeshim. Quindi vediamo che sempre il punto iniziale è santificato. Per questo dicono le maestri e anche il Ben Ishchai che oggi è un giorno molto importante, è il giorno dell'inizio della rivelazione della misericordia di HaKadosh Baruch Hu. Adesso che c'è fare la creazione con la misericordia? Molto semplice. Dice Arizal, perché HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo? Qual era l'obiettivo? Razza HaTov Lehetiv. Che voglio dire razza hatov lehetiv? Il bene voleva fare buono. Il bene è HaKadosh Baruch Hu. Voleva fare buono. Con chi si fa buono? Si deve creare qualcosa per fare buono. Quindi la creazione è l'obiettivo di tutto questo mondo di HaKadosh Baruch Hu è per fare buono. Se c'è qualcuno che lui viva da solo, in una isola, e non ci sta nessuno, c'è un modo di definire se questo uomo è un uomo bene, è un uomo cattivo? Non c'è modo, perché fino a che lui sta da solo, attraverso di chi si può vedere la sua bontà? Attraverso di chi si può vedere mai sia il contrario? E per questo, quando un uomo inizia a essere buono? Quando lui vive insieme, con amici, con una moglie, con figli, là possiamo medire, possiamo vedere la sua bontà. E veramente una delle ragioni perché l'uomo fu creato con una moglie, con una coppia, e c'è un obbligo di sposare, è per obbligare l'uomo a non vivere in una isola da solo. Perché non c'è, tu devi sposare per forza. Una delle prime mitzvot che furono date nella Torah, pruvu, dovete moltiplicare voi stesso. Perché? Così ti obbliga di fare vedere la tua bontà attraverso l'altro. Ti obbliga per fare capire che ci sta qui qualcuno che ha bisogno della tua aiuta, tua moglie ha bisogno del tuo aiuto, che vai, la dai, tutto così. Anche al contrario, viceversa, anche la moglie attraverso il marito. E per questo, l'inizio della creazione del mondo è l'inizio della rivelazione della bontà di HaKadosh Baruch Hu che vuole creare il mondo per fare bene. Sono termini che capisco molto profondo, non voglio approfondire troppo. Dire mai se ci sono 5 luci di misericordia sono scese in questo giorno della creazione. Quindi questi luci di misericordia, questi chassadim, ognuno di noi deve capire questo giorno, un giorno speciale. E per questo dice anche il Ben Ishchai che è importante fare 5 candeli che rappresentano queste 5 luci di misericordia, le 5, diciamo, chiamiamo queste luci il volere di fare bene che furono rivelato in questo giorno. E Bemet fa un po' capire, se uno può riflettere su HaKadosh Baruch Hu, che sì, è nel fino, tutto è l'obiettivo, tutto è il mondo, tutto che uno fa, tutta la sua vita, questo mondo, il prossimo mondo, il Mashiach, Triat HaMitim, tutto questo è nel fino, è il suo obiettivo, cioè la radice, l'idea sopra che c'è la creazione, è la bontà, è il buono che vuole fare bene, Razza HaTov Lehetim. Così dice, scrivono tutti i maestri nel libro profondo, il bene voleva fare buono.
E noi sappiamo, c'è scritto Vaivra Elohim et Adam Bezelem Elohim bara oto. Che vuol dire Bezelem Elohim bara oto? E l'uomo fu creato nell'immagine di HaKadosh Baruch Hu. Bereshit, adesso siamo in questi giorni della creazione. Abbiamo iniziato adesso, HaKadosh Baruch Hu ha iniziato a creare il mondo. Dina Maestri, che voglio dire? Che siamo creati nell'immagine di HaKadosh Baruch Hu. Siamo divini. Chasso Shalom Aissia, dire una cosa così sarà ereticità uno che dice così. Siamo creati nell'immagine di HaKadosh Baruch Hu, che HaKadosh Baruch Hu non è dato la forza e la capacità e la possibilità di andare nel suo cammino. Ma ani hanun afatem hanuni, ma ani rahum, gam atem rahumi. Dice che Kadosh Baruch Hu, io ho misericordio, avrete anche voi misericordio. Io sono bene, state anche voi bene. In questo senso, la sola creazione in questo mondo, né gli animali, anche gli angeli, non hanno la capacità di fare bene. Sì, si vengono comandato, per non è una scelta di libero arbitrio di fare bene. La sola creazione che ha la capacità di scegliere di fare bene, di scegliere di aiutare, di scegliere di avere misericordia, di scegliere di avere pietà, è l'umano. E per questo possiamo dire che tutto il nostro obiettivo del momento che noi nasciamo fino a che muriamo è esattamente fare quello che HaKadosh Baruch Hu ha voluto fare con la creazione, che ancora sta facendo Amchadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maase Bereshit, e fare il bene. E questo è un po' forse una delle domande che uno deve chiedere prima di Rosh Hashanah. Forse questa è la domanda più profonda. Faccio bene? Con chi faccio bene? Ho misericordia? Ho pietà? Aiuto? Ormai sia vivo in una isola da solo. Un'isola da solo non deve essere una isola fisica. Una isola, ho chiuso la mia vita in un posto e vedo le cose mie, sono con me stesso. E questa è una cosa importante. Però voglio parlare della parasha, voglio parlare di Rosh Hashanah. Inizia la parasha. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israel. Che voglio dire? Oggi, voi tutti, siete dinanzi all'Eterno, il vostro Signore. Oggi, dice il Zohar, ogni volta che c'è scritto oggi, Hayom, è il giorno. Qual è il giorno? Di che giorno stiamo parlando? Dice il Zohar, è il giorno, sempre si riferisce a Rosh Hashanah. È il giorno dove l'uomo fu creato. È il giorno dove l'uomo viene giudicato. Dice a Kadosh Baruch Hu, dovete sapere, in questo giorno state tutti voi, chi è voi? Tutti voi, le vostre anziani, le vostre tribù, le vostre bambini, le vostre donne, tutti si trovano a fronte di HaKadosh Baruch Hu in Rosh Hashanah, che è il giorno del giudizio. Dicono le maestre, che vuol dire il giorno di giudizio? Dice la Gemara in Masechet Rosh Hashanah, che vuol dire giudizio? E la Gemara in Masechet Rosh Hashanah porta un parole che si dice che Bnei Marom, noi veniamo giudicato come Bnei Marom. Chi sono Bnei Marom? La spiegazione. I maestri dicono, c'è una halakha, quando uno deve dare il decimo, anche c'è la decima, non solo di soldi, non solo di un campo di mele, c'è anche una decima che uno deve dare dell'animale. Per esempio uno che ha pecore, deve fare la decima. Come fa? Lui mette tutte le pecore in un posto chiuso con una recinta, apre un piccolo porto che lo può passare solo una pecora, e lui conta quando passano 1, 2, 3, 5, quando arriva il diecesimo lo pinta, mette un colore. Questo diecesimo è per HaKadosh Baruch Hu. Dicono, ma è così, ognuno di noi, HaKadosh Baruch Hu apre una porta a Rosh Hashanah e ognuno di noi passa, ogni singola viene contato, 1, 2, 3, uno può pensare quanto miliardi di persone ci sono nel mondo, quando creazioni, perché non solo l'uomo, non solo l'umano viene giudicato, anche l'animale, anche le paese, tutta la creazione, non solo quelli che sono vivi, anche quelli che sono morti. Sifre Haim, un metim lefanecha niftechim, dicono i maestri che a Rosh Hashanah Hashem apre le libri della vita e i libri della morte. Però c'è un senso doppio.
La vita e la morte posso capire, e l'uomo viene giudicato, viene deciso dove viene scritto. O viene scritto nella vita della nel libro della vita, Besat Hashem, tutti saremo scritti nel libro della vita, o mai sia al contrario, se no non hai capito. Hashem non giudica solo quelli che sono vivi, anche tutti quelli che già sono morti vengano giudicati. E adesso uno mi può chiedere, però, scusa, un uomo che è morto, chi andiamo a giudicare? Uno che non viva, non lo sa, 100 anni non esiste già più, già è morto 100 anni, 200 anni, 1000 anni, di che vai a giudicare? Il giorno che lui è morto, sappiamo ogni giorno, quando ogni uomo, quando lui muore, quando arriva a 120 anni, nel giorno del morto viene giudicato, c'è cioè Yom HaDin, 7 giorni, 30 giorni, una volta già fatto una lezione per spiegare come lavora il giudizio divino dopo la morte, però che succede 100 anni dopo? Che succede 1000 anni dopo? Che posso giudicare un uomo che non esiste più? Dicono le maestre in ebraico, quando si parla di giudizio, si usa due parole, din e cheshbon. Qual è la differenza tra din e cheshbon? Din è giudicare l'azione che l'uomo ha fatto. Un uomo ha fatto qualcosa di buono, viene giudicato su questa cosa buona che lui ha fatto. Un uomo ha fatto una cosa sbagliata, viene giudicato per questa cosa sbagliata. Invece Cheshbon è molto più profondo. Cheshbon è la reazione che questa azione ha portato. Ossia, se tu hai fatto un'azione buona e questa cosa porta a una reazione, anche per questa reazione tu vieni giudicato. Diamo un esempio. Se un uomo ha fatto una grande mitzvah, lui ha aiutato un povero che stava male, aveva problemi di soldi, di salute. Uno ha aiutato un povero così. Quindi il din è la ricompensa che riceverà per questa azione. E il cheshbon, sapete qual è il cheshbon? Che se tuo figlio ha visto lo che tu hai fatto, anche lui un giorno farà la stessa cosa perché lui ha visto che te hai fatto. Quindi tu ricevi non solo la ricompensa di questa azione che hai fatto, tu ricevi la ricompensa anche del tuo figlio che ha imparato da te. Besrat Hashem, questo povero stesso guarisce e un giorno diviene ricco e lui si va a ricordare sempre che tu, quando tu eri povero, tu l'hai aiutato. Va a dire, ah, anche io posso essere come lui, anche io adesso posso aiutare altri poveri. E così ogni azione che fa ha una reazione, anche mai sia al contrario, fai una cosa negativa, va bene. Puoi fare una volta una cosa negativa, hai fatto un'azione, posso fare teshuva. E tu puoi fare teshuva sull'azione, però che succede con la reazione? Tutti la gente che mai siano imparato da te, tutti la gente che faranno come te, mai sia i loro figli, i loro figli, che imparano forse di un'azione che fu fatta da qualcuno 200 anni fa, chissà quanto grandi sono le reazioni delle nostre azioni. E per questo dicono i maestri, a Rosh Hashanah non solo le viti vengono giudicate, anche le morti, per tutte le reazioni delle azioni che loro hanno fatto, le figli dei loro figli, dei loro figli, dei loro figli. O forse uno ha scritto, per esempio, un libro, uno ha scritto un libro buono, un libro di Torah, il Rambam. Ogni volta quando qualcuno apre il Rambam e studia il Rambam riceve un merito. Quindi ogni anno viene giudicato da più e ogni anno lui nel paradiso ci sono livelli, va, 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 va. Chi può immaginare una cosa di questo genere? Din le cheshbon. E anche questo fa riflettere. Quando a Rosh Hashanah uno viene giudicato, non deve pensare solo sulle cose che lui fa, deve pensare sempre sulla reazione. Quindi abbiamo detto che Bnei Marò, la porta si apre, passano gli agnelli uno per uno. Secondo traduzione del Bnei Marò, il maestro Bnei Marò è un posto. È un posto dove ci sta due grandi buchi, buco nella terra, dove si può cadere, e ci sta un piccolo posto tra le due buchi, tra le due posti che uno mai si può cadere e morire, dove si può passare solo uno a uno. Prima si così a Rosh Hashanah. Uno deve passare uno a uno, mai sia, si viene giudicato per il male, non c'è tanto bisogno per cadere. Uno che la piedi è un po' sbagliato, ma si può cadere. E la terza spiegazione, dicono i maestri, che Bnei Marom sono i soldati del re Davide.
i soldati del re David vengono chiamati Bnei Maron. E voi sapete, quando si fa il conto del fino del giorno, si conta tutti i soldati si mettono una linea così, e si conta. Quindi così a Rosh Hashanah uno viene giudicato. Una domanda ben mezzi, vogliamo approfondire su di quello. Perché dobbiamo portare tre spiegazioni per lo stesso concetto? Cioè, qual è la differenza tra un agnello che passa nella porta, o un uomo che passa tra due buchi, o un soldato che viene contato su del suo capitano? Dicono le maestre che anche qui ci sono tre cose che vengono rappresentate. Noi sappiamo che l'uomo, la umanità, viene rappresentato, in ebraico si dice la parola tzibur. Tzibur, la traduzione di tzibur è pubblico. Adesso abbiamo già detto tante volte che l'ebraico non è una lingua così. L'ebraico è una lingua divina. Ossia, ogni parola ha una significazione più profonda delle parole stesse. Vino messi la parola pubblico, tzibur, va acronimo di tre parole. Tzadik, le giusti, le pi, le gente tzadikim. Benoni, la bet, quindi non sono 100%, 50-50. A volte fa bene, a volte fa male. E mai sia bereshaim, né cattivi. Se tu prendi l'acronimo di tutti e tre, il tzadik, quello che è giusto, il Benoni e il Rasha insieme, che fa Tzibur, Tzadik, Benoni e Rasha. E questi tre rappresentano questo. E l'agnello, la diecesima che viene sciartato, questo rappresenta il cattivo. Questo uomo che cammina e ci sono due buchi, questo è il mezzo, a volte va a destra, a volte va a sinistra, 50-50. E i soldati del re David, loro rappresentano le Tzadikim. Però c'è ancora una cosa più profonda. Dicono i maestri, ogni giudizio ha tre parti. C'è il giudizio del singolo con la battaglia che lui deve fare con se stesso. Non riguarda nessuno, tu stesso, ognuno di noi. Abbiamo detto che ti c'è la melchama all'oivecha, della mattina che tu ti svegli, prima che uno fa dormire, stai in una guerra. Abbiamo detto che dice la parasha chi ti c'è la milchama all'oivecha, chiama le nemici plurale, però un tano, quando Hashem ti aiuta a combattere questi nemici plurale, vengono chiamati singolare. Perché? Perché tutti i tuoi nemici che sembrano plurale è solo uno. Chi è l'nemico vero? Quello che sta dentro. Eliezer, canzone cattivo. Viene maestri, il giudizio. Il primo punto dove l'uomo viene giudicato è lui con se stesso. L'arrabbiatura, l'aggressività, pensieri cattivi. Con se stesso, non ci fare niente con l'altro. Felicità, l'uomo ha un obbligo. Essere sameach, la simcha è una mitzvah. Dicono le maestri, abbiamo visto le maledizioni a parasha scorsa. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Questo, tutte le cose uno viene giudicato. Questo è il primo punto del giudizio. E il secondo, questo già che hai fatto con l'altro, hai detto una bugia, hai rubato, hai aiutato. Questo tipo di giudizio, abbiamo detto, se sei in una isola da solo non si può giudicare. E la terza, che è forse ancora più profondo, c'è il giudizio del popolo ebraico come popolo. Tzadikim, ogni Rosh Hashanah Hashem si siede sulla trona e decide se questo anno portare il Mashiach sì o no. Il Mashiach non dipende di uno, non dipende di due. Mashiach è una cosa che per portarlo deve essere una cosa del pubblico. Quando Hashem giudica per il Mashiach non ci sono le singoli, ci sta il pubblico come pubblico. Dicono maestri, questi tre punti di giudizio rappresentano questi tre. Quello che passa tra le due buchi è il giudizio personale. Non ci sta nessuno, solo te, due buchi. Devi vedere tu stesso. Secondo, quando c'è con l'amico, le soldati del re David, le soldati, uno deve aiutare l'altro. Non si può andare da solo. E il terzo è quando il singolo viene annullato. Quando le pecore vanno, non c'è un pecore che vai da solo, non esiste. Le pecore sempre tu le trovi con gruppi. Così è la natura, Kadosh Baruch Hu è creato. Quindi c'è anche il giudizio questo. E questi sono tre punti che uno deve sempre pensare. Come sono adentro,
come sono con l'amico e come sono nel clan, dove sto, dove è il mio punto nel clan. Però voglio approfondire ancora di più. Dice la parasha, quando uno viene giudicato, chi viene, abbiamo detto? Gli anziani, i bambini, le donne. E c'è una cosa interessante. La fine della lista della gente che vengano giudicato, anche chi taglia la legna e anche quello che attinge l'acqua. E questa è una cosa molto interessante. Perché quando la parasha parla del giudizio di Rosh Hashanah, capisco, polizi, tribù, anziani, bambini, donne. Però qui usa due tipi di lavoro che sono molto specifici. Viene giudicato dall'uomo che taglia la legna fino a quello che attinge l'acqua. Perché questi due concetti? Perché non poteva dire dal quello che fa il pane fino a quello che fa le scarpe. Perché la Torah, noi sappiamo che la Torah è molto precisa, perché usare questi due termini? Perché da quello che taglia la legna fino a quello che attinge l'acqua. Anche un'altra domanda, chi taglia la legna? Questa parasha viene detto quando? Viene dato dopo 40 anni del deserto. Che legna c'era nel deserto? Chi tagliava la legna nel deserto? Anche chi attingeva l'acqua? Che si beveva nel deserto? Era pozzo di Miriam, miracoloso. Non c'erano pozzi che uno aveva bisogno di lavorare, attingere l'acqua, fare scendere il recipiente per far uscire l'acqua. Non c'era così. Il maestro del pozzo di Miriam, non immaginatelo che è un pozzo che si deve fatigare. Il pozzo di Miriam era un sasso che da lui usciva un fiume. E Midrash racconta che questo fiume era così grande che faceva un circondizione su ogni tribù, perché c'erano 12 tribù e ogni tribù andava con il suo tribù, molto sistemato. Abbiamo già parlato tante volte quando erano tutto sistemato, come nella vita, tutto deve essere sistemato, ognuno deve avere un ruolo, ognuno deve avere il suo lavoro, ognuno deve avere il suo posto. E questo pozzo era un fiume che usciva dal sasso e faceva un giro tra tutte le tribù. Quindi chi deve attingere acqua? Chi deve tagliare le legna? Di che si parla? Rashi, che è ovvio, sempre dobbiamo anche capire il pshat, dice no, questi sono le Cnanei. Quando il popolo ebraico stava per avvicinando la terra di Israele, c'erano qualche Cnanei che sono venuti a convertirci. Noi sappiamo, si può convertire. Anzi, dice il maestro, Betti, Betti, Filai, Karele, Kolami, la mia casa è una casa di preghiera per tutti il popolo. Ovvio, deve venire del cuore, deve essere una cosa giusta, deve essere come Avram Avinu, che fa capire alla gente la verità assoluta del Creatore. Però, dice il maestro, c'è una cosa ancora più profonda. Il Ramami Pano, che veniva qui d'Italia, Fano, una città qui, grande, grande cabalistico. Lui dice che questo che taglia le legna si riferisce a qualcuno e quello che attinge l'acqua riferisce a un altro. Chi è il primo nella Torah che viene scritto che lui taglia la legna? Chi è il primo nella Torah che tagliava la legna? Dice il maestro Abramo Avinu. Il primo nella Torah che c'è scritto nero su bianco che ha tagliato la legna è Abramo Avinu. Quando ogni mattina lo diciamo, vai in vacanza, hola. Quando Avram Avinu, Kadosh Baruch Hu lo dice, vai sacrificare il tuo figlio, a Kedat Yitzchak, che fa Avram Avinu, taglia la legna. Questa è la prima volta nella Torah che si parla di tagliare la legna. Quindi si parla di Avram Avinu. E chi è quello che attinge l'acqua? Non nella Torah, però nei libri delle profeti. Il primo che viene scritto che ha attingiato l'acqua era Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi, il profeta Elia. E se potete chiedere, che c'è fare Avram Avinu e Eliyahu HaNavi con la storia di Rosh Hashanah? Rimasto molto semplice. Avram Avinu è un inizio del processo, dove Eliyahu HaNavi è un fine di processo. Chi era Avram Avinu? Avram Avinu era il primo nel mondo che proclamava che ci sta un creatore che ha creato il mondo. E non ci sono idoli, e non ci sta idolatria, e non è né la luna, o né il caldo, né il freddo, non è l'idolo qui, non è l'idolo qua. Ci sta uno. Kadosh Baruch Hu, Borei Olam, lui ha creato il mondo.
E lui ha iniziato, per questo anche viene chiamato Avram Ivri, tutto il mondo di un parto, lui era dell'altro parto. Lui ha iniziato a rivelare questa luce che si chiama Kadosh Baruch Hu. E chi sarà quello che porterà la luce al fino delle giorni di Ahu HaNavi? C'è scritto che prima che viene il Mashiach, viene di Ahu HaNavi, e lui che fa? Veishiv lev avot, veishiv lev banim el avot. Che voglio dire? Eliyahu HaNavi va a prendere il cuore di tutti i figli e lo va a fare avvicinare a suo padre prima della venuta del Mashiach. Ovvio, chi è il figlio? I figli siamo noi, i suoi figli, creazione di HaKadosh Baruch Hu. E chi è il padre? HaKadosh Baruch Hu. Prima della venuta del Mashiach viene Eliyahu HaNavi, ha un lavoro molto importante, avvicinare le nostre cuori. C'è scritto Vissir leva even kirbechem. Kadosh Baruch Hu toglierà da noi il cuore fatto di pietre. Viten lachem lev basar. E ti darò un cuore di carne. Uno può dire che non ce l'ho cuore di carne. Già il mio cuore di carne non è fatto di pietre. No, no. Tu pensa che hai un cuore di carne. Con tutta la bontà che tu pensa e con tutto che sei tzaddik, tutto questo, dice il profeta, ancora è un cuore di pietra. Ancora è pietra, non è misericordia vera, non è bontà vera. Non siamo ancora arrivati ai livelli di HaKadosh Baruch Hu, non siamo ancora arrivati alla bontà pura. Bisogna che ci arriveremo. Lì ha una viveni e lui viene e toglie da nostro, HaKadosh Baruch Hu, toglie da noi questo cuore, che un cuore di pietra e non dà un cuore di carne. È una cosa immaginabile, come si sente, che sentimento deve avere un uomo che ha un cuore di carne, se il nostro cuore viene paragonato adesso a un piede, a un sasso. Comunque dice la parasha di Avram Avinu fino a Eliyahu HaNavi. I Behemet, c'è chi dice che tutti e due consenti, anche quello che taglia la legna e anche quello che attinge l'acqua, si parla di Avram, perché Avram non ha tagliato solo la legna. Avram Avinu anche ha fatto pozzi di acqua, abbiamo parlato tante volte, non voglio allungare troppo, voglio arrivare al punto, voglio riparlare un po' sul shofar anche. Abbiamo parlato tante volte che Avram Avinu scavava pozzi, e antiquamente per bere acqua, come oggi, si deve pagare. Però le pozzi che scavava Avram Avinu non aveva bisogno di pagare, era gratis. Sapete, quando tu dici a qualcuno, vai prende gratis, non deve pagare, quella è la prima cosa che chiedi. Qui qual è il catch? Che vuoi? Che mi stai dando gratis? Che vuoi da me? Forse quando ti dicono gratis devi avere paura. Quando è gratis vuol dire che il prezzo forse è molto, molto, molto alto. Ma non ti prometto, facciamo un contratto. Prima di bere ti prometto, facciamo un contratto. Bevi quando vuoi. La sola cosa che deve fare dopo di bere, il modo di pagamento, è ingraziare. Ingraziare, abbiamo parlato la settimana scorsa, no? La giornata inizia con ingraziare. Moderni le fanefa. E che succede? L'uomo viene, beve l'acqua, faccio la storia corta, dice, va bene, che devo fare? Ringraziare, dice, Avram, grazie! No, no, non hai capito, tu devi ringraziare quello che ti ha dato l'acqua. Sì, sei tu che mi hai dato l'acqua. No, 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 non è tu che mi hai dato l'acqua, chi mi ha dato l'acqua? Tu hai fatto il pozzo, tu mi hai dato, no, no, ci sta qualcun altro. E l'uomo inizia a pensare, qualcun altro, inizia a riflettere. La sua testa per la prima volta nella sua vita inizia di pensare, perché uno sta nella routine giorno dopo giorno senza pensare alle domande giuste. E qui per la prima volta l'uomo dice, non è Avram, chi è? C'è un'altra forza fuori di Avram, ci sta qualcuno fuori di Avram che ha scavato il pozzo. E qui Avram inizia a spiegare, c'è il creatore che ha creato. E così piano piano le parole entrano dentro il cuore. Quindi qui chi ha tagliato il legno? Avram Avinu. Chi ha fatto tingeto l'acqua? Avram Avinu. Tzadikim, tutto Rosh Hashanah è Avram Avinu. Noi tutto il Rosh Hashanah su chi è basato? Sul shofar. Qual è il shofar? Perché facciamo il shofar di Rosh Hashanah? Perché il shofar rappresenta il sacrificio che ha fatto Avram Avinu. Che HaKadosh Baruch Hu chiede di Avram Avinu. Avram Avinu ha 100 anni, non ha avuto figli. Si è avuto, però non ha avuto con sua moglie amata, non con Sarah, aveva Ishmael. E Hashem lo promette, dopo 100 anni avrà un figlio. Wow, che felicità, dopo 100 anni, un figlio con la sua moglie e con Sarah. E quando questo figlio arriva a 37 anni, che lo dice a Kadosh Baruch Hu? Basta,
Adesso vai a sciartarlo, vai a ucciderlo. Questo, la Akedah, dicono le maestre a Rosh Hashanah. Qual è il giorno dove Avraham Avinu fu comandato a sciartare? È il giorno che Avraham Avinu è andato, che è arrivato al monte e voleva, era il coltello nel suo mano, era Rosh Hashanah. E per questo tutta la storia di Rosh Hashanah in Shofar. Noi facciamo 30 giorni Slichot, che ogni giorno cantiamo. Imafes, Rova, Ken, Oel Shiken, Imriken, tutte queste canzoni parlano dell'Akedah. Anzi, la mitzvah di Rosh Hashanah in Shofar. Se uno deve decidere, uno che vive in un posto da sole, due possibilità. O andare a una città vicina dove si può pregare con Minyan, dove c'è Sefer Torah, o andare all'altra città dove c'è un shofar. La decisione è shofar. La mitzvah di Rosh Hashanah è shofar. Shofar è più importante di tutte le altre cose. Dice la Torah, dice David HaMelech, Ashrei ha'am yodei teruah, che grande il merito del popolo che sa come suonare il shofar. E qui chiedono tutte le maestre, però scusa, solo il popolo ebraico sa suonare un shofar. Anche voi può suonare un shofar. Il shofar è un strumento. Questo sì, l'uomo può suonare il shofar. Un po' di pratica, un po' di studio. Non è una cosa difficile. Perché dice Davide Melech, Ashrei ha'am, che grande è il merito del popolo, yodei, che loro sanno come suonare il shofar. Non solo un ebreo sa suonare, tutti sanno suonare. Tzadikim, il suono del shofar non è un atto fisico del suono del shofar, che sanno suonare il shofar, che capiscano che rappresenta il shofar. Tzadikim, che rappresenta il shofar, dice la Gemara in Rosh Hashanah, 4 punti all'anno e l'uomo viene giudicato. A Pesach viene giudicato per il grano. A Shavuot viene giudicato per le frutti. A Sukkot viene giudicato per l'acqua. E a Rosh Hashanah perché viene giudicato? Per la vita. Dicono, maestri, che si deve fare quando uno viene giudicato? Questa cosa che lui viene giudicato deve fare. Per esempio, a Pesach viene giudicato per il grano, si fa un sacrificio di grano. El Omer, si fa il Omer, il Corban Omer. A Sukkot, uno viene giudicato per l'acqua. Che facciamo a Sukkot? Si fa acqua sull'altare, sul sacrificio, c'è Nisuch HaMayim, una cosa che si faceva di più solo di Sukkot. Quindi sia Pesach, che uno viene giudicato per il grano, deve dare il grano. E sia Sukkot, quando uno viene giudicato per l'acqua, deve dare l'acqua. A Rosh Hashanah, quando uno viene giudicato per la vita, sembra che chi deve dare? Deve dare la sua vita. Come si può dare la vita? È proibito, ma sia dare la vita, uno non può prendere la vita. Dicono, maestri, questo noi facciamo il shofar. Il shofar rappresenta Avraham Avinu che era pronto a dare la vita di Yitzhak. Arriviamo a Kadosh Baruch Hu con il shofar, diciamo, siamo pronti a dare la vita, però non solo, c'è ancora più profondo. Tzadikim, il shofar, come si fa? Si soffia dentro il shofar. Quando l'uomo fu creato, come fu creato l'uomo? Vaipach be'apav nishmat chaim. Kadosh Baruch Hu ha soffiato l'anima dentro il corpo dell'uomo. Dicono, maestri, come che Hashem soffiato l'anima dentro noi? Così noi soffiamo la nostra anima dentro il shofar. Dicono, maestri, ci sono due concetti. C'è la muta al Kiddush Hashem e c'è l'ichiot al Kiddush Hashem. C'è uno che è pronto a dare la sua vita per HaKadosh Baruch Hu, ossia a morire. E c'è uno che fa una cosa ancora più alta, c'è una cosa mille volte più alta di morire per Kiddush Hashem, e quello è vivere per Hashem. Come si fa? Tzadikim, l'atto di Avraham Avinu, l'Akedah, il punto alto dell'Akedah, non è il fatto che era pronto a uccidere il suo figlio. Sì, ovvio, non è una cosa così, però se Hashem ti dice, vedi, tu devi uccidere tuo figlio, e tu capisci che Hashem, lui è il creatore, e se tu non la fai, lui anche la può fare. Capisci che non hai tante opzioni. Se non la faccio io, dice il Gaon Mivilna, che ha fatto Avraham Avinu? Hashem non ha detto, vedi, io voglio che tuo figlio muore, sciartalo, fai ucciderlo. Dice il Gaon Mivilna, va bene. E se Avraham diceva no, dice, va bene, non la fai tu, faccio io. I maestri, no. Sapete che ha fatto Avraham Avinu? Avraham Avinu ha 100 anni. Riceva una promessa di HaKadosh Baruch Hu che avrà un figlio dopo 100 anni.
Immaginate dopo 100 anni. Dopo, quando questo figlio nasce, che lo prometto a Kadosh Baruch Hu? E questo figlio sarà la tua continuazione, lui sarà grande, si prolificherà e sarà come le stelle, come la sabbia. Quante benedizioni! Quando promesso a Kadosh Baruch Hu, ha promesso a Avraham Avinu che sarà dentro di suo figlio Yitzchak. E che succede, tzadikim? Incredibile. Quando a Kadosh Baruch Hu dice vai a shachtare il tuo figlio, che poteva fare Avraham Avinu? Avraham Avinu poteva fare una cosa, non protestare. Io però scusa, mi prometto, ieri mi hai promesso che questo figlio sarà il mio continuazione. Tu mi hai detto, mi hai promesso che questo sarà grande e lui avrà figli, ancora figli e tanti nipoti. Dov'è questa promessa? Che voglio dire ucciderlo? Forse mi dai un altro figlio? Che succede con questa promessa? Avraham è zitto. Questo è il punto più forte di Akedat Yitzchak. Avraham è zitto. Avraham, dice nel Midrash, ha fatto finta di essere sordo, ossia ha fatto finta che non ha sentito le promesse di Akadosh Baruch Hu, e ha fatto finta di essere muto, non ha chiesto. Dice Avraham Avinu a Rosh Hashanah, come che io ho fatto finto di essere sordo e come che io ho fatto finto di essere muto, anche tu, il creatore, deve essere sordo. Anche tu, il creatore, deve essere muto. Perché? Perché che succede a Rosh Hashanah? Vengano tutti gli angeli, vengono gli angeli buoni e dicono tutte le cose buone che abbiamo fatto. Perché uno viene giudicato, sì, come un giudizio, ci sono avvocato, ci sta il persecutore, viene il Satana, il persecutore, ma la Ammavet, Eliezer ha tutti lo stesso nome per la stessa angelo, e lui inizia a parlare male. Noi facciamo il shofar, dice Kadosh Baruch Hu, Avraham ha fatto finta di essere sordo, Avraham ha fatto finta di essere muto, non hai chiesto niente, anche che tu l'hai promesso, non hai messo in dubbio, hai fatto la tua volontà. Ha ucciso, Avraham ha ucciso non suo figlio, prima di uccidere suo figlio, in un senso ha ucciso se stesso, non fisicamente, però spiritualmente si è sommesso completamente alla volontà di Akadosh Baruch Hu. E quando facciamo il shofar diciamo Akadosh Baruch Hu, ricordati, lui non ha chiesto, non hai fatto, subito, senza domande, anche te, non sentire lo che dice il Satan, non sentire lo che dice Yetzer Hara. Quando è il profondo, però c'è ancora profondità. Noi, a Rosh Hashanah, diciamo Habeni Akirli Efraim, im yelet sha'ashuim, il popolo ebraico viene chiamato Efraim, chi è il mio figlio amato, dice HaKadosh Baruch Hu, Habeni Akirli Efraim. E la domanda è, perché il popolo ebraico viene paragonato a Efraim? Se tu vuole parlare del popolo ebraico, dice Habeni Akirli Israele, il mio figlio amato Israele, o il mio figlio amato Yaakov, o il mio figlio amato Yitzhak, o Yehuda forse, siamo chiamati Yehudim, ebrei per Yehuda, però perché Efraim? Perché Habeni Akirli Efraim? Perché quando si parla di tutto il popolo si parla di Efraim? Dicono i maestri che noi sappiamo che anche Efraim non era figlio di Yaakov, era il nipote, figlio di Giuseppe. Dicono le maestre molto semplice, tu sai che rappresenta Efraim? Efraim tzadikim rappresenta in ebraico la parola Efer, vuol dire cenere. Efraim vuol dire doppia cenere. Che rappresenta doppia cenere? Doppia cenere rappresenta Avraham Avinu. Avraham Avinu ha detto, Va'anochi afar va'efer, io sono polvere della terra. Questo era Avraham Avinu. Avraham Avinu ha capito, c'è Kadosh Baruch Hu che comanda. Avraham Avinu ha capito, io non sono niente. Se Hashem mi dice, io faccio, Anochi afar va'efer, io sono polvere della terra. Tzadikim, c'è scritto su Aga, anche quello viene lettera a Rosh Hashanah, tutto collegato a Rosh Hashanah. Quando Kadosh Baruch Hu ha mandato via Ishmael della sua casa, c'è la storia corta, perché Sara ha detto non va bene, Geresh ben Amah, gli ha mandato via Agar. C'è scritto che Agar è andato nel deserto, Vatelach, Vateta Bamidbar, e quando era nel deserto ha perso su stesso, non ha trovato il cammino,
era disperata, non sapeva se deve andare a destra, se deve andare a sinistra. Ossia, si è confuso nel cammino. Dice Rashi, vatelech vateta. Che vuol dire vateta? Ha fatto idolatria. Tutti che non hanno capito. La Torah non dice che lei ha fatto idolatria. La Torah dice che lei è confusa, ha perso la strada, non sapeva che fare, dove andare. Vatelech vateta bamidbar, traduzione letterale. Dice Rashi, che vuol dire non sapeva che andare, non sapeva che fare? Dice Rashi, molto semplice, ha fatto idolatria. Che c'è fare uno con l'altro? Dicono le maestri, l'uomo, un ebreo, deve sapere che qualsiasi cosa che succede nella sua vita è provvidenza divina. Qualsiasi cosa che succede è volontà di Hashem. Anche il buono è anche il buono del buono. Dicono le maestri, quando Agar, perché si è sposato con Avram? Perché quando Sara ha visto che lei non poteva fare figli, ha detto, va bene, prende una donna. Adesso immaginate, chi può essere moglie di Avram? Perché fu scelto Agar? Perché Agar era una convertita. Agar era la luna di Sara. Anzi, Agar era la luna più grande di Sara. Una tzaddikà nel cammino di Hashem. Chi se dà così qualcuno a Avram? Si sarà scelto Agar per Avram? Non era perché così. E uno che è alunno di Hashem, uno che va nel cammino di Avram, uno che sa che Anochi Afar Vaefer, io sono polvere della terra, anche se Avram ti ha cacciato via dalla casa, e anche se tu sei nel deserto, non puoi disperare, non puoi essere confuso. Se tu sei confuso, se tu sei disperato, vuol dire che non hai emunà, non capisci che ogni cosa che succede in questo mondo fu mandato di Hashem. Dice Rashi subito, ha fatto idolatria. Vuol dire ha fatto idolatria? Ha lasciato il pensiero ebraico, ha lasciato il pensiero di Avraham Avinu. Quando Kadosh Baruch Hu dice a Avraham Avinu, lech lecha me'arzecha, vai via della tua terra, dove? E ti faccerò vedere. Che promessa, lech lecha me'arzecha, e quando arriverà a questo posto, là ci sarà abbondanza, ci sarà bracha, vedrai. Avraham Avinu non è un ragazzo giovane, lascia il suo paese, lascia la sua famiglia, lascia tutto. Dove? Alla terra promessa, là vedrai, sarà una terra benedetta. E quando lui arriva là, che succede? Carestia. Arriva a Israele, carestia. Dicono i maestri, questo è Avraham Avinu. Avraham Avinu Anochi Afar Vaefer. Quindi il primo polvere che rappresenta Avraham Avinu, che capisce che tutto viene governato di Hashem, dice David HaMelech, io vuole solo una cosa. Kirvate Elohim Mitov. Ognuno di noi a Rosh Hashanah una lista, voglio parnassa, voglio saluto, voglio quello, voglio là. Dice David HaMelech, non voglio niente, voglio solo una cosa, kirvat Elohim Mitov. Io voglio essere vicino al mio creatore, quello è lo che vuole. Vuole sentire Kadosh Baruch Hu, voglio svegliarmi alla mattina, sentire Kadosh Baruch Hu in ogni azione che faccio, voglio vedere Kadosh Baruch Hu in qualsiasi cosa che succede, voglio sentire quanto prega nel mio cuore che sono vicino a Kadosh Baruch Hu. Kirvat Elohim Nito, questo è lo che voglio, lascia fare tutte le cose materiali, questa è la verità assoluta, voglio essere vicino al mio padre. E questo era Avraham Avinu, Afar Anochi Afar Vaefer. Se io devo sacrificare il mio figlio non c'è problema, devo lasciare il mio paese non c'è problema, arriviamo a un paese dove c'è carestia non c'è problema, fino che sei con me, sono un profeta, parli con me, non ho bisogno di niente fuori di questo. E qual è il secondo cenere? Il secondo cenere è il cenere del montone che fu scartato invece di Yitzhak. Quindi ci si dà due cenere, Efraim, che vuol dire plurale, due cenere, Afarim, che vuol dire plurale, quando tu dici una parola plurale in ebraico deve aggiungere la Yudme, quindi Efer, Afarim, Efraim, due cenere. Il primo cenere è Anochi Afar Vaefer. E la seconda cenere era pronto a sacrificare il mio figlio. Tzadikim, Avraham Avinu, e nella sua generazione sacrificare figli era una cosa molto, molto comune, era una cosa molto pagana. E che dice Avraham Avinu tutta la giornata alla gente, della mattina alla sera? Non è il cammino del Creatore. Hashem non vuole sacrifici umani, questa è una cosa pagana, c'è un creatore, ci vuole bene. E così Avraham giorno dopo giorno sta proclamando che ci sta un creatore che è contro il paganismo, che è contro i sacrifici umani. E che succede? Viene questo creatore stesso, lo dice, vai a sacrificare il tuo figlio, vai a fare una cosa pagana. E che succede? Era Odapam, era un test di fede, ci volevo vedere, dov'è la tua fede?
anche fare una cosa che contro la tua teoria, contro il tuo pensiero? Dice Abramo, sì. Sì, adesso fare una cosa pagana è la volontà di Hashem, questa cosa pagana già non è pagana. Questa cosa è lavorare Hashem. Sadikim, quello è il shofar. Quando noi facciamo il shofar di Rosh Hashanah, quello è il cenere, quello è l'anochi afar va'efer, questa è la forza. Mille maestri, se vedete bene il shofar kafuf, il shofar non è diritto, è piegato. Perché il shofar rappresenta questa cosa di piegare se stesso. Non solo questo. Noi abbiamo una usanza. Se andate a Rosh Hashanah al Tempio, vedrete che si fa con il shofar. Sempre lo coprono. Si copre il shofar. Solo nel momento dove si fa la tkia, e le chazan prende il shofar fuori del copri. Però tutti le shofarot, a uno, due, tre, a volte ci sono tanto, perché uno ha paura, forse uno non va a lavorare, chas v'shalom, lo copre. Perché il shofar, questo è halakha proprio, perché il shofar deve essere coperto? E solo quando si usa si può suonare il corno. Di chi? Molto semplice. Avram Avinu arriva alla Kedah. Abbiamo detto Avram ha 137 anni, perché Yitzhak è nato quando lui aveva 100 anni. E Yitzhak ha 37. Quindi un padre di 137 anni, immaginate, anziano, 137, con suo figlio di 37. Devono fare un altare, devono fare un misbeach, e su questo misbeach si deve sacrificare Yitzhak. Chi ha costruito questo misbeach? Chi ha costruito questo altare? Non può pensare, ovvio, era il figlio Yitzhak, che un padre di 137 anni, Avram ha fatto. Dicono i maestri, Avram Avinu ha fatto il misbeach. Yitzhak non era presente, Yitzhak non ha aiutato per fare il misbeach. Dove è Yitzhak? Dice il Midrash, Avram Avinu ha fatto una grande scatola di legno e ha messo Yitzhak dentro la scatola. Ha detto, io vado a fare il sacrificio, io vado a costruire il misbeach, io prendo il legno, io prendo le sassi, io prendo le pedi. Quando tutto sarà pronto, uscirai dalla scatola, ti metterà sull'altare e facciamo il sacrificio. Perché? Molto semplice. C'è una halakha che quando si deve portare un sacrificio, questo sacrificio deve essere perfetto. Per esempio un animale che ha un defetto, per esempio un piede che è rotto o un orecchio che manca, non può essere sacrificato. Ha detto Avram Avinu, sì, Yitzhak mi deve aiutare a caricare tutto, no? E Yitzhak deve aiutare a fare il misbeach, e lui va a prendere le pietre, lui va a iniziare a lavorare, ho paura che lui cipolla, forse il suo gamba sarà rotto, forse qualcosa succederà. E se succederà qualcosa a Yitzhak, che succederà? Non lo potrò sacrificare, perché un sacrificio deve essere completo, perfetto, senza nessun defetto. Tzadikim, incredibile. Un altro prade che faceva? Al contrario, diceva, vieni a lavorare. Magari che cipolla, magari che succede qualcosa a te, e così basta, non devo fare quello che il creatore mi ha detto. Però Avram Avinu esattamente al contrario. Vai, entra nella scatola, chiuso, faccio io tutto. E sono sicuro che non succede niente. Anche questo, il shofar lo mettiamo sempre coperto. Diciamo anche a Kadosh Baruch Hu, vede. Il shofar è coperto. Ricordati Avram Avinu, ricordati che vuol dire essere ebraico, ti ricorda Am Israel. E questo tzadikim, quando il shofar rappresenta così tanto, il shofar rappresenta questa cancellazione, il shofar rappresenta questa akedah, il shofar rappresenta tutta questa forza che ogni ebreo deve essere pronto a fare. E tzadikim, dicono i maestri che a Rosh Hashanah Giuseppe anche è uscito dal prigione. E perché è importante? Perché Giuseppe, che era il figlio amato di Yaakov, che è venuto nel punto più basso che può essere, fu venduto come schiavo e fu messo nel prigione, tzadikim, un prigione egiziano, non sto parlando di un prigione moderna qui, non lo so, un prigione egiziano, immaginate come è un prigione egiziano di 2000 anni fa. Si entra là, chissà se si esce, anzi, forse non si esce mai. Giuseppe entra in questo prigione e in un giorno, era Rosh Hashanah, lui esce dal prigione e diviene il vice re d'Egitto. In un giorno, alla mattina, si sveglia come un schiavo prigioniero che non ha nessuna speranza di andare a nessun posto, e alla sera diviene vice re del faraone. Io messi, questo è Rosh Hashanah. Abbiamo detto, a Rosh Hashanah ci sono due tipi di gente.
Ci sono gente che pregano, Hashem, Baruch Hashem, sono contento con lo che mi hai dato. Per favore, continua così, sto felice, grazie mille. Uno umile. E ci sta uno, no, lui ha una lista. Dice, grazie per tutto che mi hai dato, però possiamo un po' di più. Un po' più soldi, un po' più fini, un po' saluto, un po' più qui. Dicono le maestre, tutti questi due preghieri sono sbagliati. Tu a Rosh Hashanah deve venire con la sensazione che hai niente. Anche tutto che hai ricevuto fino adesso è un regalo. Non è che tu continua lo che era ieri. Rosh Hashanah è l'inizio della creazione dell'uomo. Quando si parla di creazione dell'uomo, creazione si parla di zero. Tu devi arrivare con Rosh Hashanah e capire che tutte le cose che Hashem ti ha dato era un regalo. Nessuna cosa è gratuito, nessuna cosa è pensato che sì, io merito di avere almeno questo. Uno deve arrivare a Rosh Hashanah come Avraham Avinu. Io non ho niente, niente è mio, il figlio non è mio, la vita mia è mia, il polvere della terra, anche se tutti vanno a camminare su di me, non c'è problema, non mi arrabbia. Questo cammino ebraico, in parentesi, se uno ti ha fatto qualcosa, non si risponde. Dice le maestre, il mondo si mantiene a grezzi quelli che sono zitto nel momento della rabbiatura. Perché? Perché questo vuol dire essere ebreo. Cancellare tu stesso a Kadosh Baruch Hu. Per questo Bezrat Hashem Tzadikim, ognuno di noi, quando arriva a Rosh Hashanah e sente il shofar, sente questa voce, questa forza di Avraham Avinu, questa forza di sacrificare, sia materialmente, sia fisica, sia spiritualmente, con la domanda iniziale che abbiamo fatto, il bene è creato per fare buono, il nostro obiettivo è fare bene, ognuno arriva là a Rosh Hashanah, dobbiamo decidere da oggi fare bene più a noi stessi, bene, bene, vero, più alle nostre mogli, più alle nostre famiglie, più ai nostri amici, più al nostro vicino, perché più che fai bene all'altro, più che la tua vita è giustificata. Meno che fai l'altro, più che fai per tu stesso, come puoi giustificare tu stesso? E questo Bezrat Hashem Tzadikim, Ashrei Ha'am Yodet Eruah, c'è scritto che quando HaKadosh Baruch Hu sente il suono del shofar e si ricorda di Avraham Avinu, tutto che ha fatto Avraham Avinu, la scatola, il cosa, tutto ha dentro, subito Hashem ha misericordia, che Hashem Bezrat Hashem lo iscrivo per un buon anno, un anno di salute, un anno di briut, un anno di parnassà, un anno di guarigione, un anno di mashia, un anno di solo bene notizie, Bezrat Hashem Tzadikim. Shana tova u'mborechet. Amen.